La famiglia del maestro Claudio Abbado e Legambiente ancora più unite, con il supporto dell'ente Parco Porto Conte, per la gestione della tenuta di 8 ettari vicino alla spiaggia del Lazzaretto, che il celebre direttore d'orchestra salvò dalla speculazione edilizia negli anni 60, piantandoci 9.000 alberi. I suoi eredi hanno ceduto il terreno incomodato d'uso gratuito all'associazione ambientalista per sviluppare progetti culturali ed educazione ambientale. L'iniziativa è stata presentata nella sede dell'ente parco ad Alghero. Abbiamo gli stessi principi di conservazione, valorizzazione, educazione ambientale e insieme abbiamo questo grande progetto della realizzazione dell'opera Epistoletto del Terzo Paradiso, che segnerà l'inizio di un'azione culturale sul terreno Legambiente Abbado. Questa sinergia porterà a una fase operativa diversa, più articolata, per via appunto delle potenzialità e delle strutture che può mettere in campo il Parco di Porto Conte. Questo progetto nasce dall'ascito morale e culturale di Claudio Abbado, non solo dall'ascito del terreno. Che noi cogliamo questo importante testimone perché anche le future generazioni ne possano beneficiare. Una richiesta di finanziamento sarà presa inoltrata alla Regione per il sostegno dei vari progetti. Intanto l'ente parco ha deciso di intitolare la Grotta della Luce proprio al maestro Abbado. A settembre, infine, lo scultore Michelangelo Pistoletto sarà nella tenuta per posare la prima pietra della sua opera, Il Terzo Paradiso.